Forse è solo un uccello, ma meglio così. Quel Marco sarà il prossimo. È ora di liberare Febe. Cassandra, sono qui! Slegami! Stai bene? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Febe, fai attenzione. Sei sola ora che... Che i miei genitori sono morti? Sto bene. Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? Dovrai essere più forte di così. Non mollare! Colpiscilo! In guardia! Ancora, tu! Sì, padre. Gli Spartani si rialzano non appena sono a terra. Prendi il bastone. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura salda. Bene. Bene. Attacca! Adesso basta così, Nicolao. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, non credi? Che cosa si mangia? Questa sera per cena mangeremo il piccolo Alexios. E sarà proprio un gran banchetto! No, non lui! Prendi me, sono più buona! Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro, o l'agnello si brucerà. Ecco, mettilo a letto. Sì, padre. Cassandra. Sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. Vai. Sì. Ti preoccupi troppo. Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo Pugno di Ferro ti vuole morta. Talo il mercenario. Perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Dicono che è molto cattivo. Torno in città da sola. Caire? Talo Pugno di Ferro. Un altro squilibrato. Proprio quello che ci voleva. Dovrò dargli una lezione.